Marco di Castelsardo, c'è Ismaila che arriva dal Gambia a 23 anni e sono entrambi accomunati da un impegno, ovvero collaborano con l'associazione Tutti per te di Walter Montis. Walter, tra l'altro, partendo appunto dall'attualità, lei ha denunciato di aver ricevuto un messaggio minatorio e anche danni a una delle sue ambulanze in via Umbria Cagliari. Esatto. Ho ricevuto uno scorcio alle gomme e un messaggio dove c'era scritto: "Sono gli ultimi giorni tuoi". Questo praticamente lei si è dato una spiegazione. Ma penso di. Non mi interessa neanche darmela perché non ho fatto niente a nessuno, quindi sono sereno di aver sempre lavorato con trasparenza e chiarezza, per cui non sono preoccupato minimamente. Colui che è preoccupato vuol dire che sa di aver fatto qualcosa e quindi ha timore, io. Nessun timore in merito. Lei ci ha detto a noi di Cagliari Online: non vorrei che fosse perché ho assunto due ragazzi stranieri. C'è stato Caramba, intervistato qualche mese fa, poi oggi abbiamo avuto modo di conoscere anche l'altro ragazzo che si chiama Ismaila. Lei quindi si è fatto questa domanda, forse per quello. Ma la gente intelligente, penso che ognuno di noi deve avere un posto di lavoro, che sia al di là del colore della pelle non c'entra niente, perché solo la gente che è ignorante non capisce che determinate persone hanno bisogno come i sardi. I sardi giustamente in primis, chiaro, però il fatto che io ho fatto una scelta di prendere questi due ragazzi non è il fatto perché io volessi isolare i sardi, è la mia terra, amo la mia terra e se ho bisogno di assumere un sardo lo faccio senza nessun tipo di problema. Questi due ragazzi, Caramba e Ismaila, esattamente di cosa si occupano? Fanno semplicemente l'assistenza in ambulanza, prendere i pazienti, li riportano, fanno dimissioni, fanno dialisi. Sono due bravissimi ragazzi, si sono integrati benissimo nel gruppo, non hanno mai avuto problemi con gli altri colleghi che stanno operando. Penso che comunque sia, quando sia una famiglia ben allargata. Non ci sono, come posso dire, delle restrizioni tra culture e etnie. Lei quindi cosa si sente di dire a chi ha compiuto questo gesto comunque sbagliato, anche pericoloso nei suoi confronti, ovvero lo squarcio delle gomme di una delle sue ambulanze e quel messaggio minatorio? Beh, intanto non l'hanno fatto a me direttamente, l'hanno fatto all'ambulanza, per cui è un servizio pubblico che noi diamo alla gente. Io dico solo di mettersi la mano sulla coscienza e cercare di capire che se qualcuno ha bisogno di qualcosa, sono disponibile a colloquiare in qualsiasi momento. Non ho nessun tipo di problema e paure in merito a questo atto minaccioso che mi hanno fatto. Ripeto, non sfido nessuno. Non mi interessa farlo, però è chiaro che un messaggio del genere è un messaggio semplicemente per farmi preoccupare. Ripeto, non sono preoccupato minimamente. Continuo ad andare avanti così come sto facendo. Continuerò a dare assistenza ai clochard che ho sempre fatto senza nessun tipo di problema. Non mi interessa fare pubblicità sui clochard perché a me i clochard non mi danno soldi, non mi danno niente, ma è solo diciamo una cosa morale che parte dal cuore. Quando fai del bene, non c'è nessuno che ti può dire falla quella persona, non farla quello. No. Le persone si aiutano tutti, al di là di colore, ripeto, razza e etnia.